Wonderful. A questo festival lì ci sono stato anche quando era iniziata la selezione dei film e quindi sono molto felice di tornare, sono felice di tornare innanzitutto perché insomma è passato un po' di tempo. Allora, è un festival a cui io tengo tanto, e non lo dico così tanto per dire, perché è stato il primo premio in assoluto che mi è stato dato da quando ho intrapreso la carriera d'attrice, per cui Franco Montini e Silvio Luttani. Che cos'è il Festival delle Cerase? È un'occasione per ritrovare persone a cui sono molto legato e che sono molto legate a me, mi hanno sempre gratificato con il loro affetto e il loro supporto. Quindi questa è una bellissima occasione per ritornare qua. Tra i premi ciliegie vere e ciliegie d'oro. Allora, quelle d'oro le metto vicino al David, così magari se ne mangia qualcuna lui. Quelle vere, ma non lo so, con mia figlia. È un bellissimo premio, davvero. Ho avuto l'altro giorno la candidatura ai Nastri d'Argento, ma questa... ho conosciuto il pubblico, ho conosciuto la giuria, sono stata con loro mentre vedevano il film... È molto più carnale come premio. I grandi attori sanno quando si deve intervenire per un applauso ancora più caldo degli altri. Buonasera a tutti. No, innanzitutto questa execu mi offre il destro per dire una cosa, innanzitutto la gioia proprio erotica di stare vicino a Claudio. Però credo che una cosa in comune questo film ve l'abbia lasciato, l'odio nei confronti degli gnocchi. No, Anna Foglietta diceva non della gnocca, ammazza. Stava esagerando, gli ho levato il microfono, però l'ho voluto dire. Grazie ancora a Dio al cinema italiano e al Festival delle Cerase. Cioè, insomma, io credo che per un attore, e non tutti gli attori presenti, ma tutti tranne Santa Maria possono capire questa cosa, le scene più impegnative da fare nella propria carriera, se uno ne ha una, per questo dicevo, noi possiamo capire, tu no, sono... Ma sono ancora qua, ci vuole abilità, già. Il freddo quando arriva poi va via. Il tempo di inventarsi un'altra diavoleria. Già, sembrava la fine del mondo, ma sono qua. E non c'è niente che non va. Non c'è niente da cambiare.